61esima edizione della Fiera del Vino di Polpenazzi, inaugurazione ufficiale, il sindaco oggi in alta uniforme con la sua fascia tricolore. Giuseppe, ecco, oggi speriamo che il tempo tenga, comunque ritorniamo con questo appuntamento importante, importante, abbiamo già parlato per diversi motivi, soprattutto anche per quanto riguarda il concorso nazionale. Dato abbiamo saputo che ci sono stati dei grandi livelli di presentazione e grandi premi. Sì, vini di alta qualità su 74 etichette presentate, 39 hanno superato gli 85 centesimi, quindi siamo molto contenti che il vino del Garda Classico abbia raggiunto una grande qualità, perché le selezioni sono molto severe con esperti nominati dal Ministero. Franco Nicoli Cristiani, vicepresidente della Regione Lombardia, puntuale a queste manifestazioni, tutti gli anni a Polpenazzi è presente per il taglio del nastro, per l'inaugurazione. Beh, come ho avuto occasione di dire durante la conferenza stampa di presentazione, è un orgoglio per noi bresciani, è un orgoglio per la Valtenesi, ma ormai supera anche i confini, diciamo, che possono delimitare. È una fiera importantissima, intelligentemente gestita, perché si colloca in un momento in cui non c'è grande sovraffollamento, anche un po' atipico, perché la festa del vino alla fine di maggio, inizi di giugno, è sempre una cosa un po', se può sembrare una cosa così strana, ma è una tradizione che Polpenazzi ha da più di mezzo secolo, e quindi ogni anno la si vede crescere, ogni anno la si vede acquisire e consolidare importanza. Questo è un momento veramente fondamentale anche per lo sviluppo turistico di questa valle e di questo lago. Giuseppe Romele, onorevole Giuseppe Romele, vicepresidente della provincia di Brescia, anche a nome di onorevole Molgora, che non poteva partecipare, ha voluto essere presente a questa inaugurazione, 61 anni di fiera del vino di Polpenazzi, noi la chiamiamo sempre fiera del vino di Polpenazzi, sì. C'è anche l'inno vicepresidente della provincia di Brescia, sempre presente, è sempre stata attenta a questo evento, anche gli altri qui in Valtenesi, sul lago di Garda, ma credo che questa sia una delle fiere un po' più importanti, più longeve. Sì, effettivamente la fiera di Polpenazzi è storica non solo per i 61 anni ormai di età, ma anche per la caratteristica propria, che giustamente, come lei diceva, non è solo la fiera del vino, è la partenza, l'inizio del momento del vino. Adesso per la verità si coltiva la vite, non è ancora il momento di vendemmia, ma si comincia magari a gustare i primi prodotti del vino lavorato e conservato quest'inverno. Quindi, alla luce di tutto questo, la fiera di Polpenazzi si inserisce in un contesto di imprenditorialità della Valtenesi, e non solo di questo comune, ma di tutto il contesto gardesano, e oserei dire tutto il sistema bresciano, che per quanto attiene il vino, la produzione del vino di un'infinita quantità di specialità di vini, partendo dalla Franciacorta piuttosto che a Lugana, piuttosto che appunto alla Valtenesi, ha molto da offrire al piatto bresciano, e non solo, anche al piatto italiano e internazionale. Fra gli ospiti di questa inaugurazione della Fiera di Polpenazzi non poteva mancare, anche perché ci ricordava che sono 16 anni consecutivi che non manca, Mauro Parolini. Mauro Parolini, assessore dei lavori pubblici della provincia di Brescia e consigliere regionale di fresca nomina. Polpenazzi è una vetrina non solo sul lago, ma una vetrina dei prodotti nostri. La vetrina è importante, che documenta anno dopo anno il miglioramento della qualità del vino e dell'olio, e che dice che il modello bresciano, che è poi anche il modello italiano, che è quello delle persone, delle famiglie che si danno da fare, che rischiano, che hanno inventiva, che hanno capacità tecniche e che poi sono capaci di vendere il prodotto. Il nostro modello è questo, non può essere sostituito da quelli che vanno bene in altri paesi. Certo, non possiamo più accettare le sfide che arrivano da tutto il mondo stando da soli, isolati. Bisogna mettersi insieme, bisogna vendere un prodotto complessivo. Il Garda è un grande marchio, è fatto del lago, è fatto delle colline, dei monti, dei paesi, dell'arte, insomma di tutto ciò che gli sta intorno, ma è fatto anche delle grandi eccellenze nel campo agroalimentare e in particolare del vino e dell'olio. È questo marchio che noi dobbiamo vendere insieme in un momento difficile, ma oggi ho visto ancora una volta in questa fiera la voglia di andare avanti, la voglia di lavorare, la voglia di migliorare sempre di più. Ecco, è questa voglia che deve essere incoraggiata dalle istituzioni. La provincia di Brescia e la regione sono vicini ai produttori gardesani, in particolare a quelli della Valtenesi, in questa loro battaglia.
fra le autorità presenti oggi qui all'inaugurazione di questa fiera di Polpenazze, Margherita Peroni, consigliere regionale. Ormai anche Margherita è un'abitué dei nostri luoghi, sempre presente. La fiera di Polpenazze è un evento importante non solo per l'editore ma anche per i prodotti. Sì, è innanzitutto una vetrina per la nostra provincia. Quello che qui si può vedere è innanzitutto una bellezza dell'ambiente, della natura che il buon Dio ci ha dato. Però dobbiamo anche dire che l'uomo ha fatto la sua parte. I prodotti che qui si trovano sono prodotti di grande qualità e di grande gusto. È la 61esima fiera e devo riconoscere a queste manifestazioni e anche alla fiera di Polpenazze di avere molto contribuito a far crescere la qualità dei nostri prodotti. Hanno incentivato le aziende ad investire anche professionalmente, quindi un grande merito. Glielo riconosciamo e siamo qui a condividere questa soddisfazione.